Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del nostro club. Questa sera parliamo di un libro appena uscito, ma già molto amato, non soltanto amato da noi, questo è ovvio, ma amato anche da tutti quelli che l'hanno già letto. Un libro molto speciale, ma non voglio anticipare nulla perché ve ne parlerà l'autore che abbiamo qui con noi e lo ringraziamo di cuore per essere presente questa sera, Daniel Charneux, bienvenue. E poi saluto naturalmente perché qui con noi per dialogare con lui Anna Chiara Sacchi della lettura al Corriere della Sera, grazie per essere presente. François Châtelain che insegna letteratura francese o forse belga di lingua francese all'Università di Bruxelles e poi grazie molte per essere qui e anche l'autrice della postfazione di un'edizione in paperback del romanzo che abbiamo pubblicato e poi infine, ultima ma non minore, Laura Ferloni che è stata la bravissima traduttrice di questo libro e in realtà ha svolto un ruolo anche più importante perché è lei che ce l'ha proposto, è lei che me l'ha fatto conoscere. Io non conoscevo questo libro, è stata lei che ce l'ha segnalato, che ne ha tradotto qualche capitolo per farci insomma vedere di che cosa si trattava. Insomma, il merito principale per l'uscita di questo libro è suo da almeno due punti di vista diversi. Grazie mille. Non voglio aggiungere altro, semmai mi riprometto di intervenire più avanti, alla fine delle prime chiacchiere sarà possibile fare delle domande, consigliamo a tutti di scriverle nella chat, questo è il modo più semplice e razionale di intervenire. Bene, allora lascio la parola ad Anna Chiara Sacchi e io mi metto in trepido ascolto. Allora, grazie, buonasera a tutti, buonasera a chi è collegato. Questo romanzo, ed è la prima domanda che vorrei fare a Daniel Charneux, è un romanzo che racconta la storia di un monaco buddista realmente vissuto tra 1758 e 1831, Ryokan Taigu. Allora, io ci ho visto tre difficoltà in questo romanzo, cioè fare un romanzo su una persona realmente esistita. Un romanzo su una persona esistita e ambientato in un paese che per certi versi ancora oggi a noi è molto estraneo, difficile da interpretare e in più addentrandosi in quello che è il buddismo zen, quindi difficilissimo, tre gradi di difficoltà molto ampi. Facendolo un romanzo, che è una forma letteraria più facile per il lettore da ricevere rispetto a un saggio. E allora la mia domanda, e la prima, è come è nata l'idea di fare un romanzo su Ryokan Taigu e qual è stata la difficoltà nell'affrontarlo? Grazie. Monsieur Daniel, donc la question est la suivante. Anna Chiara disait que dans ce roman, on a trois différents niveaux de difficultés. Le premier, c'est qu'on parle d'un personnage qui a réellement vécu. La deuxième, on parle d'un pays qui est assez étranger par rapport à nous. Et le troisième point de difficulté, c'est qu'on approche le thème bouddhisme zen. Donc, ce qu'elle voulait, comment est-ce que l'idée de ce roman est née? Voilà. Oui, j'avais à peu près compris les trois questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je suis à l'écran, on m'entend. Voilà, moi, merci pour vos questions, merci pour cette invitation. Tout d'abord, je me réjouis de parler aux lecteurs italiens. D'abord, je dois dire que cette idée de roman n'est pas venue comme ça, n'est pas tombée du ciel.
Premièrement, le fait que ce soit un personnage qui ait déjà existé, j'estime que à peu près la moitié de mes livres portent justement sur des personnages qui ont existé dans la vraie vie. Il y a une grande question peut-être pour le romancier. Est-ce que je dois inventer tout? Est-ce que je dois inventer mes personnages, mes situations, mes décors? Ou est-ce que la vie ne fournit pas parfois des situations, des décors et des personnages qui sont suffisamment intéressants pour en faire un roman? Et à peu près une fois sur deux dans mes romans, je mets en scène quelqu'un qui a déjà existé. Et parfois, je transforme profondément la vie qu'il a vécue. Et parfois, non. Parfois, je veux lui être tout simplement fidèle. Et c'était le cas dans ce roman-ci. Alors, Daniel, pourquoi le Japon? est-ce que Oui? je peux vous arrêter parce que Oui? je voudrais parce que Oui, autrement pour la c'est trop traduction. long. Oui, merci. Oui, excusez-moi. Pas de souci. Donc voilà, Daniel, è che l'idea di questo romanzo non è piovuta dal cielo nel corso della sua opera. Lui ha spesso ha raccontato la vita di personaggi realmente vissuti. La sua domanda, scrittore, in effetti è necessario, quando si scrive un romanzo, inventare, i personaggi, o forse la vita non ci fornisce le storie, incredibilmente, perfette per essere già, un romanzo? Nel caso di diceva che a volte i personaggi devono essere trasformati, o comunque le storie devono essere trasformate in modo importante, altre volte invece la loro vita viene riportata in modo abbastanza fedele. Ed è questo il caso di Ryokan. Oui, A vous. merci. Et c'est vrai. Et donc, ici, en fait, j'étais attiré par le bouddhisme d'une manière assez théorique depuis longtemps. Comme je l'ai déjà dit dans une petite présentation que je vous ai envoyée, je me souviens avoir acheté une petite statuette du Bouddha quand j'avais 17 ans. Et puis, j'ai lu sur le bouddhisme. Et puis, je me suis rendu compte qu'un mot qui revenait toujours quand on parlait notamment du bouddhisme zen, c'était la pratique. Il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas de penser le bouddhisme, mais le pratiquer. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, entre 2004 et 2007. J'ai pratiqué le bouddhisme zen dans, ça s'appelle une sangha, donc un groupe de pratiquants, au sein de ce qu'on appelle un dojo. Donc le dojo, c'est le lieu où l'on pratique. Et après ces 3 ans, je pense que j'ai été transformé. Et comme je suis romancier, j'avais découvert Ryokan par le haïku. Donc voici un livre de Ryokan qui s'appelle donc les 99 haïkus de Ryokan. Je m'intéressais au haïku et j'ai trouvé Ryokan grâce à ce livre. Et quand j'ai lu la brève biographie de Ryokan au début du livre, j'ai été impressionné. Et après 3 ans de pratique du bouddhisme, je me suis dit, mon prochain roman, je dois raconter l'histoire de Ryokan. Merci. Daniel dice di essere stato attirato fortemente sempre dal buddismo. All'età di 17 anni aveva acquistato una statuetta di Buddha che poi si è persa, come ha accennato già in una, nel breve video di introduzione. Molti anni più tardi ha riscoperto di avere comunque da sempre in un angolo della mente, e quando si è avvicinato al buddismo, la parola più ricorrente ha sempre sentito dire è la parola pratica, pur essendosi avvicinato al buddismo prima solamente con lo studio. Trovando la parola ricorrente, ha deciso di provare, appunto, e quindi ha praticato lui stesso il buddismo zen per 3 anni, dal 2004 a 2007, quindi ha praticato appunto in un dojo con un gruppo,
E così si è avvicinato al buddismo. Ha letto per scoprire Ryokan come personaggio, ha letto la sua raccolta di haiku, sono 99 haiku, e dopo aver letto questa raccolta di poesie, ha deciso che il suo romanzo successivo sarebbe stato appunto a proposito di questo personaggio. Allora la prossima domanda è questa: se ci racconta qualcosa del titolo del libro. Il titolo è Acqua e Nuvole, se ce lo spiega. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre? Bon, J'ai compris la question, bien sûr, oui, oui. Oui, c'est intéressant. Le titre en français, Nuages et eau, donc en italien, on inverse généralement Nuvole et Acqua. Acqua et Nuvole, ça sonne mieux, je pense. Alors, c'est ceci. En japonais, en idéogramme japonais, Acqua et Nuvole. Un sui en japonais. Et nuage et eau représentent le moine, mais pas n'importe quel moine. Il y a des moines qui restent dans leur monastère, il y a des moines qui sont dans une communauté, il y a des moines solitaires dans une cabane, ce sont des ermites, et puis il y a des moines qui voyagent, des moines itinérants, donc qui vont de temple en temple pour découvrir plusieurs enseignements. Et ceux-là, au Japon, on les appelle unsui. C'est une image. Nuage et eau, aqua et nuvole, parce que ils ne sont jamais statiques, mais qu'ils bougent à la surface du sol comme l'eau des rivières, et qu'ils bougent aussi, pourquoi pas, dans le ciel, comme les nuages dans le ciel. Et c'est aussi une image d'une notion bouddhiste importante qu'on appelle l'impermanence. Les choses ne sont pas figées, elles se transforment tout le temps. Et donc, l'eau des rivières va s'évaporer pour former le nuage, mais le nuage va pleuvoir pour alimenter l'eau des rivières. C'est un cycle permanent. Dunque, il titolo, Acqua e Nuvole in italiano, rappresenta un ideogramma giapponese, ed è uno dei tipi di monaci buddisti che esistono. Ci sono i monaci che rimangono in comunità, ci sono gli eremiti e ci sono i monaci itineranti, quindi i monaci che si spostano di tempio in tempio per poter ascoltare diversi insegnamenti di Ryokan. Acqua e nuvole è anche un concetto che appartiene al buddismo zen, quello dell'impermanenza. Tutto si trasforma, il monaco appunto rappresenta l'acqua che scorre, rappresenta le nuvole che nel rappresenta anche il ciclo dell'acqua, quindi l'acqua del fiume che evapora diventa nuvola e la nuvola che nuovamente ritorna ad essere acqua. Il libro è anche una grande storia d'amore. È un amore non convenzionale, non di quello che siamo abituati a vedere in televisione o a leggere nei libri romantici. Ci può raccontare questo amore così particolare tra Ryokan e la monaca Toishin? Oui. Ça y est, vous avez besoin de... Non, j'ai bien compris, oui, oui. C'est très, très... C'est un élément important de ce livre. Ryokan, à la fin de sa vie, va rencontrer une nonne, une moniale zen, et lui, qui a toujours refusé d'avoir des élèves, va accepter, pourquoi, de prendre cette moniale comme sa disciple, celle qui pourra peut-être continuer son enseignement. Alors, est-il amoureux? Sont-ils amoureux? C'est une grande question. Et en tout cas, ce n'est pas comme l'a dit Madame Sack, ce n'est pas une histoire d'amour comme celle que l'on voit dans les films
ou les romans d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement détaché, d'extrêmement... Le zen, c'est un peu le détachement. Et en principe, le zen, c'est le détachement même de l'amour. Une des notions de base du bouddhisme zen, c'est sans amour et sans haine. Donc, ni amour, ni haine, mais on ne peut pas s'attacher et on ne peut pas haïr non plus. Pourtant, Ryokan et Taishin nous donnent, on a l'impression qu'ils sont amoureux. Et on a la chance d'avoir un livre qui, en français, s'appelle « La rosée d'un lotus », qui est l'ensemble des poèmes que Taishin et que Ryokan ont échangés. Heureusement, peut-être est-il un peu sourd, je ne sais pas, comme vous savez, Beethoven, on le connaît grâce à ses carnets de conversation, eh bien peut-être était-il sourd parce qu'ils ont pris l'habitude d'échanger, non pas seulement par parole, ce qui est perdu, ce qui serait perdu, mais par écrit. Et dans ces poèmes qu'ils échangeaient, on peut voir toute l'évolution de leur relation et d'une histoire d'amour, mais un amour bouddhiste, donc quelque chose qui a beaucoup de pureté, de grâce, de profondeur. Et c'est grâce en grande partie à Taishin que nous connaissons Ryokan, parce qu'elle avait 40 ans de moins que lui, et donc elle lui a survécu 40 ans. Et pendant ces 40 années, elle a pris beaucoup de temps pour faire connaître Ryokan, et c'est grâce à ses écrits que nous connaissons aussi Ryokan, son amour en somme. Allora, Ryokan alla fine della sua vita conosce la monaca buddista Taishin ed effettivamente d'amore molto diversa dalle storie d'amore classiche a cui siamo abituati. Si tratta di un amore comunque che sta all'interno del buddismo zen, quindi un amore puro, un amore distaccato. Quello che è appunto molto importante è il concetto di distacco, appunto del tipico del buddismo zen. Proprio per il buddismo zen non si può né amare né odiare, l'amore è un sentimento diciamo non consentito. Quindi si può effettivamente chiamare l'amore e si tratta di un amore appunto molto particolare. Dal momento che Taishin a 40 anni meno del monaco Ryokan, gli sopravvive per 40 anni, quindi la sua dichiarazione d'amore è quella che ha compiuto raccogliendo tutti i loro scritti e quindi facendo conoscere poi effettivamente la storia di Ryokan. Io ci ho visto qualcosa del rapporto che ci fu tra San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. È una mia impressione? Oui, San Francesco d'Assisi parlant aux oiseaux. Hein? Donc c'est un classique. J'avais prévu d'aller en vacances à Assise cet été, mais je n'ai pas pu aller en Italie. J'avais prévu des vacances en Ombrie, donc du côté de Pérouse, Assise. J'espère l'an prochain, j'espère en 2021. Et oui, il y a vraiment quelque chose chez Ryokan de comparable avec ce saint chrétien. Et d'ailleurs, on a souvent fait des relations entre le bouddhisme et le christianisme. Et je crois vraiment que Ryokan est émerveillé par la création. C'est intéressant de se dire que, en tout cas, François d'Assise est un saint chrétien, donc bien entendu croyant en un dieu monothéiste, c'est évident. Tandis que le bouddhisme zen se passe de Dieu. Le Dieu n'est pas nécessaire. Le bouddhisme zen ne se pose pas la question du Dieu et la question de la sainteté, mais c'est tout de même comparable, et l'émerveillement de Ryokan devant la nature, devant les oiseaux, devant les animaux, devant les enfants, a quelque chose du sourire des saints que l'on voit sourire sur les cathédrales romanes.
en somme. Donc, il y a des points de comparaison. Oui, voilà. Sì, sicuramente ci sono dei punti in comune con Sandro. Quello che emerge sicuramente è il meravigliarsi, quindi il meravigliarsi nei confronti della creazione, i bambini, l'amore per gli animali. Ovviamente San Francesco è un cristiano, quindi monoteista. Ryokan è un monaco buddista, quindi nel buddismo non c'è la necessità di un dio, è quindi una forma di differente, ma comunque appunto, sempre con questa meraviglia nei confronti della creazione. Il rapporto che c'è tra Ryokan e Teishin è anche una grande lezione di uguaglianza tra i generi, tra maschio e femmina. Come si concilia questo aspetto del buddismo zen con la società giapponese, che anche adesso è molto maschilista? Oui, je crois que le Ryokan Que je mets en scène apparaît comme un ryokan, comme un personnage, finalement, on pourrait dire, c'est un anachronisme, mais en quelque sorte féministe. Mais il est en contradiction avec les règles de son ordre. Il n'est pas interdit, bien entendu, qu'il ait une disciple et que cette disciple soit une femme, mais c'est tout de même assez mal vu. Et certains, à un moment donné dans le roman, Ryokan fait un rêve érotique. Ça peut arriver, bien entendu. Il a vu une jeune femme en train de faire sa toilette. Elle se déshabille. Il n'est pas voyeur, mais il la voit et inconsciemment il y repense. Il fait un rêve érotique et en s'éveillant, il se dit qu'une parole non pas du Bouddha, mais d'un de ses disciples dit qu'il vaudrait mieux pour un homme de plonger son sexe dans la bouche d'un serpent venimeux que dans le sexe d'une femme. Donc c'est extrêmement opposé, bien entendu, à la femme. C'est une vision un peu celle que la femme avait véhiculée aussi chez les chrétiens. Ève, la pécheresse, la femme n'avait pas d'âme jusqu'au concile de Trente, je crois. Donc il y a quelque chose, effectivement, d'extrêmement opposé dans la relation homme-femme au Japon, mais Ryokan et Teishin réalisent une sorte de miracle. Et d'ailleurs, à un moment donné, on va leur reprocher d'être trop proches, on va les comparer à des corbeaux qui sont un peu trop proches, mais Ryokan a à ce moment-là près de 70 ans. E le raccontare ne le gêne plus. Sì, questo è un punto molto interessante. Ryokan viene, diciamo, dipinto un po' come antesignano femminista. Effettivamente il rapporto tra un monaco e un'allieva donna è piuttosto mal visto nella... il rapporto uomo-donna in generale. Effettivamente durante il libro, in un passaggio, Ryokan accidentalmente una donna che sta facendo il bagno, quindi si spoglia e in seguito a questo fa un sogno erotico. Svegliandosi ripensa al momento del Buddha che dice meglio mettere il sesso di un uomo un serpente velenoso che non nel ventre di una donna. Quindi questo, insomma, la dice lunga sulla concezione dei rapporti tra uomini e donne nel Giappone. Però Ryokan e Teishin effettivamente ha qualcosa di miracoloso, insomma, il loro rapporto è un rapporto molto particolare, forse anche per la differenza di età così grande. A un certo punto vengono rimproverati di essere troppo vicini, come dei corvi, però Ryokan a quel punto ha già superato i 70 anni. Non gli interessa più.
Il libro è stato scritto nel 2019, se non sbaglio, quindi prima della tragedia che ci ha investito, e cioè del virus. Però leggendolo in questi giorni è come se la lezione del buddismo zen ci aiutasse in questo tempo così incerto a liberarci delle cose superflue, a contemplare quello che c'è di bello nella natura. Crede che in questo, appunto, in questo tempo così difficile, la lezione di Ryokan possa esserci di aiuto? Oui, je l'espère. Je l'espère vraiment. Et je suis vraiment très heureux. Bon, tous les auteurs sont heureux quand on leur dit « j'ai aimé votre livre ». Mais celui-ci est le livre pour lequel j'ai eu le plus souvent ce genre de réflexion. Et des gens me disaient, ce livre, sa lecture m'a apaisé, sa lecture m'a calmé. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans une période où probablement le Covid, le virus, devrait amener une sorte de révolution dans nos comportements. Et le bouddhisme, et pas seulement le bouddhisme, mais certains aspects du christianisme, pourquoi pas, ou même certaines philosophies. Ah, il suffit de faire un petit syncrétisme entre l'épicurisme et le stoïcisme, supporter vaillamment les épreuves que la vie nous envoie et profiter des petites joies. Je suis assez frappé par le débat sur demain, on appelle ça le Black Friday, et certaines personnes sont tristes parce qu'ils ne pourront pas consommer, entrer dans les magasins et acheter n'importe quoi parce que c'est pas cher, ou bien moins cher. Je trouve ça vraiment malheureux et je préfère ressembler un peu à Ryokan et demain je vais aller me promener dans le bois, j'espère rencontrer des oiseaux. Et je ne mens pas quand je dis ça, c'est vrai. Et je crois que, bien entendu, heureusement, il y a des tas de gens qui ne sont pas des moines et qui font du travail remarquable, notamment dans les hôpitaux. Si on était tous des moines, ou peut-être les moines feraient le travail des soignants, parce que c'est aussi le cas. Il y a certains ordres religieux qui font un gros travail de soins. Hein, donc, je pense qu'il faut, il y a quelque chose d'important. De toute façon, Ryokan est un moine bouddhiste, donc son but quelque part est de sauver le genre humain. C'est pas d'être tranquille dans son coin, c'est de sauver le genre humain, mais par des moyens qui nous paraissent tout à fait étranges. Voilà. Je sais pas si Laura est encore là, oui. Oui, voilà. Oui, je pense que j'ai perdu quelques mots vers la fin, mais je vais essayer quand même. Mais je ne vois plus la vidéo de Laura. J'y vais. Non, parce que elle est pas stable, c'est mieux de faire sans la vidéo. D'accord, merci. Daniel dice che effettivamente spera che la lezione di Ryokan possa servire per aiutare tutti quanti in questo momento. Lui è particolarmente felice, come tutti gli scrittori, quando viene detto loro che un libro è stato particolarmente apprezzato, e dice che tra tutti i romanzi che ha scritto capita soprattutto con Acque Nuvole. Spesso dei lettori gli hanno detto di aver letto la storia di Ryokan e di essere stati, come dire, rasserenati, calmati. Questa sicuramente è una cosa che è molto bella per uno scrittore. In questo momento così particolare che siamo, dovrebbe esserci una rivoluzione nei comportamenti. Quello che diceva Daniela, appunto, si parlava rifletteva sul Black Friday che sarà domani, sentiva di alcune persone che erano dispiaciute
partecipare fisicamente domani a questo Black Friday per poter acquistare merce da consumare. È una cosa piuttosto triste. Lui diceva che appunto domani ne approfitterà per andare a fare una passeggiata nel bosco e spera di riuscire degli uccelli. Questo un po' spera che ci si possa riavvicinare a quello che è il mondo di Ryokan. Ryokan, in quanto monaco buddista, ha uno scopo nella vita che è quello di migliorare il genere umano, di cercare di salvare l'umanità. Ecco, io avrei ancora una domanda e poi ho visto che in chat ce ne sono già alcune dei nostri lettori, ascoltatori e quindi vorrei fare anche quelle. La mia ultima domanda è, l'ho anche scritto recentemente sulla lettura, stanno uscendo molti libri sulla via giapponese della felicità, il 10 ricette orientali per vivere meglio, il magico potere della meditazione. Allora, è una moda o veramente l'Oriente ha ancora tanto da insegnarci? Moi, je crois que l'Orient peut nous apprendre beaucoup, mais je crois aussi que c'est une mode. Mais c'est une mode déjà ancienne. Le bouddhisme zen s'est introduit en Europe en 1967. Donc il y a quand même plus d'un demi-siècle. Taisen Deshimaru est venu en France, envoyé par son maître, et son maître Kodo Sawaki lui a dit « Il est temps peut-être de semer la graine du bouddhisme dans une terre neuve. » et le zen s'est implanté. Et je crois que c'est comme pour la plupart des choses. Hein, Ésope disait que la lingua et la langue est la meilleure et la pire des choses. Et le bouddhisme zen peut être quelque chose de très profond, de très, comment dire, de très sincère, une pratique. Et en même temps, bien entendu, c'est aussi un argument de vente pour toute une série de gens qui ne pensent qu'à en tirer du profit. Et il y a forcément des charlatans du bouddhisme zen. Voilà. Mais je pense que la philosophie de base du bouddhisme, elle me paraît évidente. Ce sont les nobles vérités. Donc, le monde est souffrance, c'est la première noble vérité. Regardons autour de nous. D'où vient la souffrance? La souffrance naît du désir. Donc, je désire quelque chose, je ne le possède pas, je souffre. Je désire quelque chose, je le possède, puis je le perds, je souffre. Et, par exemple, même la santé, si je suis malade et que voilà, je perds quelque chose à quoi je tiens et que je désire conserver, c'est ma santé. Et la troisième chose, donc, pour éviter la souffrance, il faut fuir le désir. Il faut éviter le désir, puisque le désir donne la souffrance, et ainsi, nous ne souffrirons plus. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, mais je crois qu'avoir ce petit schéma dans la tête, ça peut aider à vivre. Sì, Daniel dice che sicuramente c'è una moda attorno alla riscoperta del Giappone, è innegabile, anche se sicuramente il Giappone ha ancora da insegnarci. È una moda che però ormai è già vecchia, perché comunque il buddismo è stato portato in Europa già un po' fa e ormai radicato. Il buddismo zen, per essere praticato, deve essere profondo, vero? Quindi effettivamente è un percorso difficile da fare. Ci sono nobili verità, faceva questo esempio, la sofferenza è la prima, siamo attorniati dalla sofferenza. La sofferenza nasce dal desiderio, quindi desidero qualcosa, non riesco ad averla e quindi soffro, desidero qualcosa, la perdo e quindi soffro. E quindi come fare? Sofferenza, bisogna evitare il desiderio.
Certo, molto più facile a dirsi che a farsi. Quindi il buddismo zen è sicuramente una pratica nobilissima. C'è da dire anche che ci sono diversi ciarlatani che per moda lo spacciano come qualcosa che in realtà è molto più semplice di quello che in realtà non sia. Allora, dottor Quarantelli, mi dica come dobbiamo procedere. Lasciamo la parola alla professoressa Françoise Châtelain. Faccio un paio di domande dei lettori. Insomma, ditemi come continuo a fare le domande. Certo, a me piacerebbe molto che intervenisse Françoise Châtelain. Abbiamo anche toccato tutta una serie di temi su cui vorrei che lei ci dicesse qualcosa, per esempio il rapporto tra il monaco e la monaca, no? Questa specie di amore non amore, o anche altri aspetti del libro che l'hanno toccata particolarmente. Lei ne ha scritto recentemente, dunque sarebbe bello sapere la sua opinione. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Allora. Buonasera a tutti quelli che ascoltano. Vorrei dire che il libro di Daniel, come gli altri, interviene nel postmodernismo, cioè che parla di storie di vite. Sì, prima era un po' dimenticato il fondo della vita e lui ha rimesso questo un po' come due altri autori ai quali penso, francesi, Pascal Quignard e Pierre Michon. Prende personaggi a proposito dei quali sappiamo poco e poi arrivano a fare vivere questi personaggi inventando senza realmente inventare. E dunque è un romanzo vero e questo è molto importante, ma nella storia d'amore tra il monaco e la monaca c'è tutto un simbolismo anche, si deve leggere i passaggi nei quali, come l'ha detto lui, vede questa donna che è al bagno e poi arriverà più tardi quando conoscerà la monaca, e tutto questo simbolizza anche questo ciclo della vita. Rivengono sempre le stesse cose, credo, questa è la mia interpretazione naturalmente. E poi si deve dire che immediatamente dopo aver scritto Acqua e Nuvola, ha scritto un altro testo che si chiama Maman Jeanne, Mamma Giovana. E è la storia di sua, come dire, è la madre della sua nonna. Dunque è anche una storia vera e questa storia d'amore tra il monaco e la monaca riviene in Maman Jeanne, che infatti è la realtà. Dunque è molto interessante di vedere quanto questo romanzo è la preparazione di un testo molto più personale dell'autore. E se vuole posso mandarvi la postface che ho scritto, e così avrei in francese, e così avrebbe la possibilità di leggere questa comparazione. Benissimo, l'aspettiamo, la leggeremo molto volentieri. Io volevo anche fare un'osservazione personale. Io trovo molto bello nel romanzo questa specie di circolarità che mi ricorda proprio un tipico motivo zen, no?
lui nasce facendo A e muore facendo A. E poi c'è la storia della pietra anche, che prende quando lascia il paesino e poi che alla fine è anche nella sua mano. Ci sono così sempre motivi che rivengono regolarmente nel romanzo. E poi io trovo che, e qui volevo anche fare una domanda a Daniel, che sia un romanzo non solo il racconto della vita di un poeta, ma anche un romanzo pieno di poesia, no? Allora, se non vado errato, Daniel ha anche scritto degli haiku. Vous avez aussi écrit des haiku. Oui, oui. Donc je disais tout à l'heure que j'ai découvert le haiku avant le zen. Enfin, je connaissais, j'avais entendu parler, j'avais lu sur le bouddhisme, mais j'ai pratiqué d'abord le haïku. Donc, grâce notamment au haïku de Ryokan, et j'en ai écrit. Et il y a quelque chose d'important, c'est l'écriture des haïkus. Dans Nuage et Eau, dans À quoi êtes-vous volé, Ryokan forcément écrit des haïkus. Et donc, j'ai dû en insérer un certain nombre. Et je me suis demandé que faire, puisque je ne connais pas le japonais. J'ai pris la traduction telle qu'elle existait dans ce livre. Et puis, j'ai aussi regardé les traductions anglaises, parce que là, je connais l'anglais. Et puis, j'ai forgé ma propre traduction. Et j'ai vraiment essayé que la traduction que je donnais soit aussi poétique et aussi dans l'esprit du haïku que celle de Ryokan. Je crois aussi, plusieurs personnes m'ont dit que même mis à part les haïkus, mon écriture est souvent poétique. Et j'ai voulu ici une écriture à la fois simple et en même temps poétique, oui. On m'a souvent dit, tu es un poète. Je dis non, je suis un prosateur. Non, mais ton écriture est poétique. Et en tout cas, je l'avais voulu poétique. Sì, dunque, Daniel, gli haiku sono stati affrontati da lui prima ancora del buddismo. Ha iniziato appunto con il libro, con la raccolta dei 99 haiku di Ryokan. Per quanto riguarda appunto quelli presenti nel romanzo, sono stati tradotti da lui perché ha preso le varie traduzioni francesi, le ha comparate con le traduzioni inglesi e ha poi creato la sua propria traduzione, facendo particolare attenzione al fatto che non si perdesse la poetica di Ryokan. Se posso in questo momento introdurmi anche autrice, volevo dire che questa è stata una difficoltà enorme anche per quanto riguarda la traduzione e devo ringraziare Paola Quarantelli che ha fatto un lavoro eccezionale su questo aspetto perché è stato davvero uno scoglio importante da superare. Vogliamo magari passare a leggere qualche domanda e poi riprendiamo il nostro dialogo? Sì, allora... La prima domanda, dunque Giulia dice, donc Daniel, Giulia dit que les questions et vos réponses sont très intéressantes, elle a trouvé le livre extrêmement actuel et surtout la phrase où on dit on peut mourir à soi-même chaque instant et chaque instant renaître à la vie. C'est un peu l'espoir qu'on a tous en ce moment pour quand la pandémie sera terminée. Et j'espère que ça soit possible même hors du bouddhisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, moi je crois que c'est possible hors du bouddhisme. Je crois que, d'ailleurs, c'est une idée qui est défendue par le bouddhisme, mais par d'autres philosophies également. Je parlais tout à l'heure un peu de l'épicurisme, le carpe diem, donc cueille le jour, cueille chaque jour qui passe.
il y a vraiment quelque chose de fondamental dans le bouddhisme, mais qui est tellement simple, c'est que nous ne vivons jamais qu'un instant. Nous vivons cet instant-ci. Le début de l'émission tout à l'heure, à 21h, c'est fini, ça ne reviendra plus jamais. Et demain matin, peut-être que je serai mort. Il n'est pas impossible que je meure cette nuit d'une rupture d'anévrisme. Donc la seule chose que nous avons, c'est ceci, c'est maintenant. C'est ce que les bouddhistes appellent ici et maintenant. Et le fait de penser que mon moi de tout à l'heure, mon moi avant que je rencontre Enzio, Madame Saki, avant que je rencontre, que je mette un visage sur Laura et sur Francesca, eh bien, ce moi-là n'existe plus. Il est mort. Maintenant, je suis le moi qui connaît le visage de Laura, de Francesca, etc. Et donc, je suis né à un autre être que celui de tout à l'heure et qui s'est enrichi de notre rencontre. Et on peut voir ça comme ça, que l'on soit bouddhiste ou non. Et votre lectrice a raison et je suis heureux qu'elle ait trouvé cette leçon dans mon livre. Sì, sicuramente questo insegnamento si può mettere in pratica anche al di fuori del buddismo. Daniel faceva riferimento per esempio all'epicurismo, il carpe diem, quindi il qui e ora. Quello che lui dice è si vive solamente l'attimo presente. Il Daniel di mezz'ora fa che non conosceva noi adesso non esiste più, adesso esiste un Daniel nuovo, diverso, che si è arricchito delle, tutto ciò che ha vissuto in questi pochi attimi. Quindi tutto quello che è fondamentale è il momento presente. Passiamo a un'altra domanda? Sì. Allora, donc Daniel, un autre lecteur, je ne sais pas, dit « J'ai trouvé le livre merveilleux. Il arrive à maintenir l'essence, la délicatesse, la sensation d'insaisissabilité typique de beaucoup de romans japonais. Il voulait vous demander quand il y a de vrai et quand c'est et combien c'est fruit de votre créativité et comment est-ce que vous avez fait pour fondre les deux aspects. Oui, ça c'est une question que l'on pose souvent aux romanciers qui partent du réel. Je veux dire que ici vraiment j'ai essayé d'être aussi de coller à la réalité. J'ai lu bien sûr donc les haïkus de Ryokan, j'ai lu les haïkus de Taishin et leurs dialogues, j'ai lu et pris des notes sur le Japon impérial, j'ai lu une biographie très détaillée en anglais de Ryokan, et donc j'ai voulu que tout soit vrai. Et en même temps, bien entendu, on ne peut pas tout savoir. Et ce que pense Ryokan, ce qu'il dit quand il rencontre son frère, tel ou tel épisode de sa vie, on est forcé en somme d'écrire dans le blanc. Donc on a toute une page avec l'histoire de Ryokan, mais il y a encore du blanc un peu partout. Et ce blanc, on va le remplir. Donc je voulais dire ça. Et puis je voulais revenir un peu sur cette idée de cercle. Cette idée de cycle, donc il prononce le son A au début et le son A à la fin, c'est bien sûr aussi une image du fait que pour les bouddhistes, nous ne vivons pas qu'une seule vie, mais que les éléments qui nous constituent vont être réemployés dans le cercle que l'hindouisme déjà appelle le samsara. Et ce que cherchent sans le chercher, les bouddhistes zen, c'est le satori, c'est-à-dire le fait d'échapper à ce cercle. Mais Ryokan, je ne crois pas que Ryokan ait échappé à ce cercle parce qu'il était trop attaché finalement quand même à sa vie.
Dunque, sì, Daniel dice che in questo caso specifico ha cercato di rimanere il più aderente possibile a quella che è la storica di Ryokan, quindi si è documentato molto, ha letto delle biografie anche inglesi molto dettagliate, ha studiato il periodo storico giapponese, quindi è stata tutta una ricerca anche nei dettagli per cercare di essere il più possibile aderente alla realtà. Quello che rimane come spazio vuoto sono i pensieri di Ryokan, quindi i suoi dialoghi nelle varie scene, con il fratello, insomma tutto quello che non si può trovare nelle biografie. E quella è la parte in cui è dovuto intervenire lui e in qualche modo inventare, pur restando fedele a quello che era tutto il contesto storico. Voleva anche ritornare un attimo sull'aspetto della circolare del ciclo. Ryokan nasce emettendo questo suono A e muore anche appunto emettendo l'ultimo suono A. Questo ci riporta al fatto che abbiamo una vita sola, questo è anche l'insegnamento del buddismo, e pur avendo una vita, gli elementi che ci compongono vengono riciclati e impiegati per creare altri esseri viventi, quindi ridando nuovamente il cerchio del samsara indiano. Ecco, questo è il... Ecco, se posso inserirmi prima di un'altra domanda. Ecco, Daniele ha toccato un punto molto, molto interessante, quando lui dice che probabilmente Ryokan non è sfuggito al ciclo delle rinascite, no? Perché in effetti quando lui sta per morire, prima di pronunciare quella che conclude il ciclo della sua vita, dice anche che vuole vivere, non vuole morire, no? E questo è molto bello perché, come posso dire, ci permette al romanzo di sfuggire, come succede anche in tanti altri passaggi, allo stereotipo, no? In fondo era facile descrivere un monaco che chiudeva la sua vita nell'ascesi più assoluta, invece no, in quest'ultimo momento c'è una tensione verso la vita che è molto umana, è molto, forse non è così pienamente buddista, ma è molto umana. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai très bien compris. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voulu raconter la vie de ce moine, parce qu'il est différent. C'est un moine un peu, peut-être pas hérétique, mais presque, parce qu'en principe, il ne doit plus avoir peur de la mort, il ne doit plus être attaché à cette vie. Et à la fin, il dit, si je le dis, essaye de le dire en italien, non voglio morire, je ne veux pas mourir. C'est le contraire de l'acceptation et de l'indifférence que l'on voit quelquefois chez les bouddhistes zen. Et donc c'est ça qui j'ai préféré le Ryokan humain, enfin, préféré non, mais j'ai aimé que mon moine soit aussi un être humain. È anche umano quando ha questo amore per sua madre. Sì. Normalmente deve lasciare tutto quando se ne va, tutta la famiglia, ma la madre resta. Sì. Ecco, penso che con questo intervento abbiamo già risposto alla domanda successiva che appunto parlava del come questo all'interno del libro risulti umano, quindi non il monaco zen figura lontana e distaccata che tutti si immaginano, ma un essere umano. Insomma. D'altra parte io penso che c'è anche un'ambivalenza nella cultura giapponese, no? Da una parte c'è una grande capacità di distacco e di stilizzazione, e dall'altra però c'è anche un amore per la vita nei suoi aspetti più materiali, no? C'è una capacità di godere la vita anche appunto nelle cose più semplici. C'è un,
questo doppio polo, no, nella cultura giapponese, trovo. Oui, 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 et ce sont les bases de l'art japonais sont quand même très influencées par le zen. Donc on a le zen, bien entendu, on a aussi le tao, donc le taoïsme, le yin et le yang, mais le zen a fortement influencé certaines coutumes, certains comportements, le tir à l'arc, les ikebana, les compositions florales très simples, la cérémonie du thé également. Et ce sont des choses à la fois extrêmement raffinées et en même temps extrêmement belles, mais toujours extrêmement simples. Et il y a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en principe, on ne dira pas qu'un haïku est beau ou qu'une calligraphie est belle. Ça ne se dit pas, ça n'est pas approprié. Mais on pourra peut-être, si on apprécie, dire qu'elle a du souffle. Donc on passe par le souffle que les Japonais appellent le chi. Et donc c'est tout à fait différent de notre conception. La logique bouddhiste est totalement incompatible avec la logique aristotélicienne. C'est très, très différent. Et donc, il y a là à la fois du détachement, mais en même temps, la création de quelque chose de simple, de beau, de raffiné, et qui bien souvent nous échappe. Peu d'Occidentaux apprécient le haïku, même s'il est lui aussi devenu à la mode. Et de cruel aussi, Daniel. Il y a des passages très cruels. Oui. Crudele anche. Ci sono passaggi del romanzo dove si vede una crudeltà della civilizzazione giapponese. Oui, parce que si je suis... Si je n'ai ni amour ni haine, alors je risque je peux aussi tuer, je peux tuer sans état d'âme. Et donc les samouraïs étaient à une certaine époque imprégnés par l'esprit du zen. Il y a une scène de décapitation dans le livre qui est terriblement cruelle, terriblement froide. Je dois dire que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné du bouddhisme zen. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est parce que j'avais lu un livre sur l'attitude de certains officiers japonais qui étaient aussi des moines zen pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont été particulièrement cruels. Et quand j'en ai parlé dans mon groupe, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas trop insister là-dessus. Je me suis dit que peut-être ma liberté de penser était mise à mal et j'ai quitté le groupe. Sì, Daniel diceva che appunto prima che le basi dell'arte giapponese sono state molto influenzate dallo zen e dal tao, quindi anche molti comportamenti della società giapponese. Lui parlava per esempio dell'ikebana piuttosto che della cerimonia del tè, raffinate, molto belle, molto semplici. L'haiku, che è un'altra delle forme insomma della bellezza, della purezza del Giappone, si può definire bello, come si può definire bella una calligrafia. Si può forse parlare di bello quanto più di qualcosa che ha un suo respiro. La logica buddista è in netta contrapposizione con quella aristotelica. C'è un grande distacco, ma la creazione di qualcosa di semplice, di bello, di raffinato. Per quanto riguarda invece il concetto di crudeltà, effettivamente sì, nel romanzo c'è una molto forte di una decapitazione, e questo è dovuto al fatto che per il buddismo né odio né amore sono permessi anche degli atti di crudeltà, perché non,
appunto non... E questo è uno dei motivi per cui poi Daniel si è allontanato dalla pratica del buddismo, perché era difficile poi che la sua libertà di pensiero riuscisse a coordinarsi con questo tipo di pensiero. Io tornerei a una cosa un po' più prosaica, chiedendo quanto ci ha messo a scrivere il libro, perché il lavoro, credo, di ricerca è mastodontico. En combien de temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est un livre qui a été écrit en sorte en deux temps, ou même en trois temps. Le premier temps, c'est ma pratique du bouddhisme. Donc, pendant trois ans, je me suis vraiment imprégné du bouddhisme. Je crois que j'étais presque devenu un peu moine bouddhiste. Le deuxième temps, c'est quand j'ai décidé d'écrire sur lui et que j'ai réuni la documentation. Donc, ça a été un long travail avec un plan très, très détaillé. Et ça m'a pris quelques mois. Et puis après, l'écriture elle-même, je crois, m'a pris, je crois que c'est 6 mois. Mais, ou peut-être un peu moins, je dirais peut-être 3 mois, ce qui est peu. Le roman fait 81 chapitres. Et ça fait environ 81 journées. Donc un peu avec des respirations entre eux, donc environ 3 mois. J'écrivais un chapitre par jour, mais tout étant préparé, bien entendu. Hein. Et donc, je savais, aujourd'hui, je vais écrire tel chapitre. Et après, j'ai cessé. Mais pendant probablement le premier tiers au moins, ou la moitié, je pratiquais la méditation pendant une demi-heure. Donc, j'étais en zazen, comme Ryokan lui-même. Hein, j'ai appris... le zazen, j'étais silencieux sur mon zafu, à contempler le mur, et j'essayais de me vider de moi-même pour faire entrer en moi Ryokan. Et puis j'écrivais un et un seul chapitre. Vous savez, donc, comme pour la calligraphie, on dit l'unique trait de pinceau. Donc, en un seul trait de pinceau, on doit terminer le dessin, la calligraphie. E donc un chapitre par jour pendant 3 mois. Sì, Daniel dice che ha scritto in tre fasi diverse. La prima fase è stata la più lunga, è durata circa 3 anni. È stato il periodo della sua pratica buddista, in cui si è veramente impregnato di buddismo ed è alla fine diventato quasi un zen. La seconda fase è stata quella in cui ha deciso di scrivere il romanzo e si è documentato, quindi tutta la fase di raccolta della documentazione, ha fatto uno schema e questo è durato qualche mese. La terza fase, quella della scrittura vera e propria, invece è durata... il romanzo è composto da 81 capitoli, lui ha scritto un capitolo al giorno, prima di scrivere il capitolo... suo schema, sapeva già esattamente cosa dovesse scrivere, faceva circa una mezz'ora di meditazione in modo da potersi svuotare di se stesso e far entrare Ryokan. Bene, se non ci sono altre domande, forse possiamo anche concludere. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se sì, lo scriva o intervenga anche direttamente, questo è sempre possibile. Moi je voudrais remercier tous les participants pour ce bel échange et je voudrais remercier Ryokan de nous permettre cette réunion, ce vieux moine japonais mort il y aura bientôt 2 siècles et qui nous permet encore
même malgré le coronavirus, à travers des frontières que nous ne pouvons pas franchir physiquement, de malgré tout abattre les murs pour parler de lui et de Tai Ching. Dunque, ci ringraziamo a tutti appunto per essere stati con noi questa sera, ma soprattutto ringraziamo Ryo Kan, che è quello che è stato il vero tramite, no? tra lui e noi, anche in questi tempi così, così difficili, abbiamo potuto trovarci, parlare, conoscerci innanzitutto, no? E parlare insieme di tutte queste cose. Anch'io ringrazio Ryo Kan, naturalmente, ma soprattutto ringrazio voi, quindi ringrazio Daniele, ringrazio François Châtelain, Anna Chiara Sacchi e naturalmente Laura Ferloni, per la quale, no, ripeto la mia, alla quale ripeto la mia gratitudine, e io spero di ospitare presto a Torino sia Daniele che Françoise, così potremo parlare nuovamente di Ryo Kan e magari potremo anche parlare di un altro libro di Daniele, chi lo sa. Io spero che questo nostro incontro possa continuare nel tempo. Allora, grazie a tutti e io direi a presto. Grazie. Grazie. Grazie, a presto. Ciao.